Metodi didattici innovativi e ha all'attivo molti libri e ebook che avremo il piacere e l'onore di poter regalare a tutti i parchi che hanno presentato il poster oggi e la volta scorsa. Ma ti do la parola, Alberto. Dicendo grazie Tommaso, grazie a tutti, sono felice di essere qui con voi perché è un appuntamento importante, perché l'ambiente, l'attività relativa connessa, ovviamente, come è stato sottolineato, richiede certamente un contatto sia col territorio sia fra le persone, quindi può sembrare particolarmente complicato riuscire a operare in questa condizione. Ma Ivan ha introdotto molto bene questa modalità, perché bisogna puntare molto sull'interazione. Ma per quale motivo bisogna puntare sull'interazione? Perché, diciamo, non per un motivo tecnico, se vogliamo, vale a dire perché si rende più interessante l'attività, ma perché attraverso l'interazione si costruisce una relazione. Quindi quello che a noi interessa in tutti i campi dell'insegnamento è proprio quella di creare questa relazione che è alla base di qualsiasi progresso, sia sul piano delle conoscenze che cognitivo stesso. Quindi la domanda può sorgere spontanea, va bene, ma come si crea una interazione, quindi che abbia come scopo quella di costruire una relazione in una situazione così complicata da gestire come quella a distanza? Spesso c'è un luogo comune che viene diffuso, e cioè che la relazione, appunto, a distanza non esiste, può esistere solo in presenza. Beh, questo non è vero. Non solo non è vero, ma l'apprendimento a distanza offre delle particolarità che, per esempio, la relazione in presenza non ha, come vedremo fra poco. E proprio per questo motivo, cioè con l'intento di costruire una relazione, a partire dal 2005 io ho ideato una metodologia di apprendimento in e-learning che ho chiamato Storytelling Game. Storytelling Game vuol dire che si mettono insieme sostanzialmente due cose: lo storytelling, cioè la narrazione da una parte, e game, la gamification, cioè il gioco finalizzato all'apprendimento dall'altro lato. Quindi storytelling game. Qui vedete alle mie spalle che c'è una tavola che rappresenta la storia di Moby Dick. La storia di Moby Dick è naturalmente uno storytelling, è una narrazione. Ma allo stesso tempo, nel momento in cui io sono così posto di fronte a voi, ho questa tavola alle spalle, ecco che la storia di Moby Dick diventa un ambiente nel quale operare. Allora, lo storytelling game prevede proprio che i partecipanti, corsisti di tutte le età, perché in questi anni abbiamo avuto corsisti che vanno da studenti delle scuole superiori ad adulti, dirigenti d'azienda, piuttosto che lavoratori impiegati in vari settori, proprio perché l'oggetto dell'apprendimento è indifferente, perché quello che conta in questo caso è la metodologia. Ecco che allora, dicevo, tutti questi corsisti, questi partecipanti si trovano all'interno di un ambiente. Però a questo punto io seguirei una traccia, e per farlo condivido lo schermo. Qui vedete il simbolo di uno storytelling game ambientato, creato nel 2008, e che riguarda, stato creato all'interno di un master universitario, quindi dell'Università della Tuscia, dove è nata questa metodologia, e potete notare che ci troviamo all'interno, questo è l'annuncio, all'interno di un ambiente caratterizzato dalla città di Gotham City. Che cosa vuol dire essere all'interno di un ambiente?
Essere all'interno di un ambiente significa che chi deve partecipare a un determinato corso, a un determinato progetto, non entra in una piattaforma nuda e cruda all'interno della quale trovi le regole di comportamento, la netiquette, piuttosto che lo spazio del forum. Come normalmente, se voi avete un po' di conoscenze, per esempio, di piattaforme come Moodle, come Google Classroom o altre, come normalmente vengono presentati questi oggetti, ma si trova all'interno di un ambiente graficamente allestito. Quindi la prima questione che noi dobbiamo esaminare è appunto l'allestimento dell'ambiente. Perché? Perché l'ambiente accoglie le persone esattamente come il parco accoglie e voi accogliete le persone all'interno del parco, beh, voi dovete rendervi conto che anche l'ambiente a distanza, se viene concepito come una semplice piattaforma tecnologica di supporto a qualche cosa d'altro, limiterà fortemente le sue possibilità. Se invece viene concepito come un ambiente all'interno del quale operare, come se fosse appunto il vostro parco, magari guidato da una metafora che ha a che fare con la costruzione di una storia, ecco che voi proiettate i vostri corsisti all'interno di un ambiente. Beh, ma allora diciamo che se io devo partecipare, devo essere chiamato a partecipare a un ambiente che è caratterizzato da tecniche di storytelling game, dovrò essere invitato in qualche modo. Non posso ricevere una comunicazione che mi dice, caro Mariolino Rossi, il giorno dei tali ti colleghi a questa piattaforma, il codice è questo, le applicazioni da usare sono queste altre, eccetera. Perché? Ma perché è come se io entrassi al cinema, no? Facessi il biglietto in biglietteria e il bigliettaio mi dicesse, guarda, il film ha... il cinema ha 350 poltrone, le poltrone sono in poliuretano espanso, lo schermo è di 6 metri per, l'illuminazione è di watt, le cose compila questo questionario, cioè io non vado più a, che cosa vado a fare? Vado per vedere una storia, vado per essere coinvolto all'interno di una storia, non per eseguire delle procedure tecniche. Tra l'altro, se... sarà poi necessario che io impari delle procedure tecniche, per esempio, entro nel cinema e la maschera mi mette in mano una pila e mi dice questa è una pila e con questa pila tu cercherai il tuo posto. Per cercare il posto si fa così. Ecco, questo io lo posso imparare anche da me. Per esempio, posso entrare nella sala cinematografica, prendere una tremenda ginocchiata contro la poltrona di qualcuno e cercare le istruzioni per trovare il mio posto. E se io utilizzo questa seconda modalità, che poi non è altro che un metodo induttivo, rendo il partecipante, leggo il partecipante all'interno della storia. Quindi, che cosa devo fare per invitarlo? Beh, per invitarlo, per esempio, creo un trailer. Sul modello dei trailer cinematografici, dove si comunicherà che il giorno tal dei tali, sarà avviata questa storia e quindi che si svolgerà certamente all'interno di una piattaforma con determinate modalità, ma lo farò attraverso un pezzo di narrazione. E questo serve anche per spaesare, per sorprendere, per confondere i corsisti. Per quale motivo? Perché l'apprendimento viene spinto più avanti nel momento in cui viene legato a una narrazione con tutte le sue caratteristiche. Questo non sono io a dirlo, ma sono pedagoghi come Ausubel e tanti altri che hanno elaborato delle teorie cognitive in merito. E quindi questi meccanismi sono proprio quelli che noi possiamo adottare. Naturalmente, se parliamo di ambiente, l'ambiente può essere, diciamo, qualsiasi, può avere qualsiasi riferimento, tenendo conto
dell'età dei corsisti, dei ragazzi, delle persone che partecipano al corso. Questo non significa essere indulgenti. Essere indulgenti cosa vuol dire? Cioè, non significa necessariamente dire che siccome abbiamo gli utenti di una certa età, con certi interessi, eccetera, allora l'ambiente più appropriato, lo storytelling più appropriato è di un certo tipo. No, perché le persone sono disponibili a scoprire mondi nuovi, cioè l'elemento della scoperta è qualcosa che fa parte di noi stessi. Mi ricordo, per esempio, che avevamo avuto molti dubbi sul fatto se ambientare un determinato corso all'interno di un ambiente western, per il fatto che c'erano una forte presenza femminile all'interno del corso. E io invece ho insistito per dire no, lo facciamo, perché è vero che l'ambiente western non è un ambiente femminile e le donne non hanno dimestichezza con questo ambiente, ma proprio questo può essere una chiave di lettura per loro interessante che le spinge alla scoperta di qualche cosa, ovviamente tenendo conto di alcune regole all'interno. Allora, qui vedete una mappa, quindi ci ricolleghiamo a quello che è stato detto prima, e lo vediamo da un altro punto di vista. Immaginate di avere appunto una serie di corsisti, persone che partecipano al vostro corso. Queste persone sono appunto delle persone. Non le dobbiamo vedere come degli oggetti del nostro insegnamento che sia funzionale a un loro apprendimento. Prima di tutto sono soggetti, sono persone. Se sono persone, sono portatrici anche di loro valori. Che cosa vuol dire portatrici di loro valori? Beh, vuol dire che tutte queste persone, per esempio, hanno delle passioni che non necessariamente sono legate alla storia che voi proponete. Per esempio, qui c'è un tizio, si chiama Alberto Pianchi, sarei io, che ha la passione della fotografia, e in questa mappa, che è la mappa di accoglienza di tutti coloro che partecipano a un determinato corso, ecco che Alberto Pianchi si è collocato a New York. Per quale motivo? Perché ad Alberto Pian piace andare a New York a fare fotografie. Non c'entra niente con il corso che stiamo prendendo, cioè col tema del corso, ma c'entra col fatto che le persone sono portatrici appunto di sentimenti, di emozioni, di valori, di obiettivi che sono rappresentati all'interno di una mappa di questo tipo. Chi costruisce questa mappa? Beh, costruisce questa mappa i partecipanti stessi, cioè li mettiamo nella condizione di potersi segnare, di poter scegliere il proprio posto nel mondo. Vedete come variano i posti scelti, il proprio posto nel mondo e di descrivere la sua passione con delle immagini, dei testi, dei filmati, eccetera, all'interno di questa mappa interattiva. Che cosa stiamo facendo? Stiamo costruendo due cose. In primo luogo, stiamo costruendo le relazioni tra le persone. Pensate, se io partecipo a un corso, Alberto Pian, e poi in questo corso c'è Tommaso Colombo e Massimo Urso, ci sono anche loro, io conoscerò Tommaso Colombo e Massimo Urso perché faremo qualche cosa insieme, probabilmente relativamente a un determinato apprendimento. Studieremo insieme, per esempio, il processo evolutivo delle rane, d'accordo? Ma Massimo Urso e Tommaso Colombo per me restano due compagni di studio. Ma nel momento in cui io vedo Massimo Urso e Tommaso Colombo all'interno di una mappa, con le loro passioni, potendo esprimere i loro sentimenti, le loro aspirazioni, non solo il contatto con loro dal punto di vista dello studio si consolida, ma si aprono delle dinamiche differenti che sono di tipo relazionale
e che sono molto simili alle dinamiche che si aprono in presenza, quando io Massimo Urso e Tommaso Colombo li conosco veramente e magari gli faccio uno scherzo, gli butto giù il cappello e il cappello finisce nel laghetto dove ci sono le rane e ci facciamo quattro risate. Non posso buttare il cappello di uno dei due, ovviamente in un laghetto a distanza, però posso avvicinarmi alla costruzione di una vera e propria relazione. Posso anche fare un'altra cosa che è molto importante. Posso costruire dei forum all'interno, posso costruire dei forum all'interno della piattaforma che mi consentono di discutere. E notate che la discussione a distanza è una discussione asincrona, è una discussione differita qui ed è una discussione scritta. È un elemento importante che, per esempio, in presenza non abbiamo. Quando siamo in presenza e l'insegnante, il formatore, pone una domanda di fronte a un contesto, queste le persone che partecipano a questo contesto cercano di rispondere. Ma attenzione, chi risponderà? Beh, risponderà le persone che sono pronte in quel momento a rispondere. Non è molto democratico perché molto spesso bisogna avere il tempo di pensare, di riflettere prima di fornire una di risposta. E poi ci sono anche i sentimenti delle persone che magari in quel momento lì potrebbero anche partecipare, ma per qualche motivo non se la sentono. Allora l'organizzazione, per esempio, di forum di discussione che sostengono l'apprendimento a distanza in questo modo attraverso un ambiente di storytelling game, invece è più democratico perché consente di rispettare i ritmi, consente di permettere alle persone di ragionare, le risposte sono scritte, quindi noi non ce le dimentichiamo, le possiamo riutilizzare come elementi di apprendimento. Quindi vedete che l'apprendimento a distanza può avere delle sue specificità importantissime. E se andiamo un po' avanti nella trattazione, vediamo che all'interno del corso noi dobbiamo cercare in tutti i modi possibili di ambientare un ambiente grafico. E dunque, da questo punto di vista, non tutte le piattaforme offrono questa possibilità. Per esempio, Google Classroom, che è un'ottima piattaforma per l'apprendimento, però io, se voi mi doveste chiedere, degli strumenti, dei suggerimenti per portare avanti le vostre attività, io non la suggerirei, perché, non può essere graficamente allestita. Non ha nessuno strumento grafico di allestimento. Mentre una piattaforma come Moodle, che forse è un po' più complessa da utilizzare, perlomeno da implementare, però consente un allestimento grafico che non è, se vogliamo, un vero e proprio sito web, non ha tutte le potenzialità da quel punto di vista, però certamente si avvicina molto. Questo, per esempio, ne è un esempio. Qui siamo all'interno di un ambiente che è ambientato all'epoca dei pirati, ma abbiamo sviluppato ambienti, per esempio, all'epoca dei fenici, eccolo qui, eccoli qui, e ambienti dove l'aspetto grafico era, se notate, non era di tipo digitale, ma manuale, quindi proprio con pulsanti attivi, però con una scrittura più immediata. E non pensate che questo ambiente sia stato rivolto a dei bambini, questo ambiente è stato rivolto a degli adulti, proprio per quei meccanismi. Adesso non posso entrare troppo nei particolari per il tempo che abbiamo a disposizione e preferirei darvi un quadro generale, proprio per quel meccanismo di cui parlavo prima, cioè proprio il meccanismo della scoperta. Ora, quando si è all'interno di questo percorso, quando si è all'interno di questo percorso, la metafora che noi utilizziamo è quella del viaggio, che è questo, che è questa immagine che vi ho mostrato prima, che è sempre una mappa,
ma in questo caso, vedete, ci sono delle tappe. Queste sono le tappe del viaggio. Allora, abbiamo visto la mappa precedente che riguardava la presenza dei soggetti all'interno del corso. E adesso invece vediamo la mappa che riguarda gli step del viaggio. Quindi il viaggio inizia qui. Anzi, inizia, in questo caso è coperto da questa prima immagine, inizia prima. Questo viaggio, domanda molto importante, ma questo viaggio noi lo stabiliamo prima del corso? Beh, pensate, la risposta è no. Come la risposta è no? Quando si stabilisce un corso di apprendimento, non bisogna programmare tutto per bene in modo da garantire il successo del corso stesso, le rubriche valutative e tutto il resto? No, no, perché la strutturazione di un corso di questo genere si basa sulla creatività sia di chi organizza il corso e sia di chi lo frequenta. Ora, la creatività di chi organizza il corso si fonda a sua volta sul fatto che, ovviamente, essendo l'insegnante di un determinato corso, conosce benissimo i contenuti, sa benissimo fornire le risposte e ha perfettamente in testa qual è la successione degli argomenti che devono essere affrontati. Quindi questa parte la può tranquillamente scrivere se la tiene, diciamo, da parte per la sua consultazione, ma non è necessario fornire tutto il percorso ai corsisti, non è necessario. Quello che noi stabiliamo è un patto di fiducia. Vieni con me, vieni nella mia storia, partecipa alla mia narrazione e ai momenti di apprendimento attraverso il gioco che ti propongo e lasciati andare in questo percorso. Che cosa faranno gli organizzatori? Gli organizzatori stabiliranno, guardate, che il corso andrebbe da questo punto di partenza per arrivare qui, che sarebbe il punto finale. Sarebbe semplice tracciare una linea retta, giusto? Però noi ci accorgiamo che a un certo punto del nostro viaggio è preferibile parlare di imbarco. Perché parlare di imbarco? Perché se noi parliamo di imbarco, stabiliamo le regole di imbarco, per esempio, e possiamo chiedere ai nostri corsisti che cosa si portano appresso nel loro bagaglio per imbarcarsi in questa avventura. Allora, se ci imbarchiamo, abbiamo una prima deviazione, cioè parte del viaggio si svolgerà per mare. E se noi invece avessimo stabilito che il viaggio si sarebbe dovuto svolgere via terra, già noi avremmo avuto delle difficoltà a cambiare il percorso e a giustificare questo cambiamento. Invece i corsisti si imbarcano e partono, quindi sanno che una parte del viaggio avverrà per mare. Qui toccheranno terra e che cosa succederà a questo punto? Succederà che ci sarà un compito da svolgere e questo compito sarà un oggetto, per esempio, fondato su meccanismi di gamification che unificano però dei contenuti importanti. Ve ne mostro uno. Ve ne mostro uno tramite un'applicazione molto interessante che si chiama Book Widget e che ha questa caratteristica unica a mia conoscenza, che oltre a integrarsi con piattaforme come Classroom e Moodle, presenta questa possibilità. Notate che qui c'è scritto widget, quindi questa applicazione che è costruita da insegnanti belgi e tedeschi, che tra l'altro ho conosciuto personalmente, ottime persone, molto attente alle problematiche educative. Quindi ti permette di costruire dei widget. Che cosa sono i widget? I widget sono delle applicazioni a tutti gli effetti. Quindi siamo in un campo diverso dal presentare delle verifiche e dei test. Osservate la struttura di questo widget. In questa sezione, che si chiama testo, noi inseriamo i contenuti.
Ora, questo è un widget che io utilizzo per mostrare a chi vuole imparare queste tecnologie come fare. Quindi in realtà è un widget per creare un obbrobrio di dolce che sarebbe il tiramisù senza uova, no? C'è questa moda, sapete, no? Di creare i dolci senza uova, senza farina, senza questo, senza quell'altro, perché fanno male, alla fine ti ritrovi a mangiare un pezzo di pane, no? Praticamente. Quindi no, io da grande amante del dolce devo dire che sono assolutamente contrario a questo tipo di cose, però capisco che c'è tutto un mondo dietro questa cosa. Quindi il tiramisù senza uova va bene, no? Che cosa? L'ho chiamato verifica per restare all'interno di un determinato lessico che però è profondamente sbagliato, infatti vedremo perché. Qui c'è un messaggio di benvenuto all'interno, d'accordo, un filmato, un'immagine, poi abbiamo tutta la ricetta con le sue spiegazioni anche delle caratteristiche anche storiche. Nella parte invece che riguarda domande, abbiamo tutta una serie di attività che vanno dalle più semplici, ovviamente vero o falso, fino all'associazione di parole o per esempio alla costruzione di una timeline, inserimento di parole all'interno di un contesto. E per farla breve, quello che mi interessa mostrarvi è come si presenta il tutto e perché. Quindi sviluppiamo l'anteprima, inseriamo la password. Ed ecco come si presenta il widget. Il widget si presenta con una tecnica di split screen, split view, loro lo chiamano foglio diviso. Su questa parte abbiamo i contenuti e in questa invece abbiamo le attività che vedete sono solo alcune, si possono inserire cruciverba, si possono inserire altri widget per cui si può fare una catena notevole, si possono inserire hotspot, quindi se conoscete ThingLink, per esempio, si possono inserire degli oggetti di quel tipo lì e tante altre cose. Ma per quale motivo presentiamo un apprendimento di questo genere? Perché vi ricordo che siamo qui a questo punto del viaggio, perché a quel punto del viaggio si presenta una sfida, perché tutti i viaggi alla fine presentano dei confronti, delle sfide poste di fronte al viaggiatore. E la sfida qual è? La sfida è questa. Io ti fornisco delle informazioni sulle quali non abbiamo svolto delle lezioni o delle presentazioni, ma te le presento all'interno di un viaggio che ha già compiuto un tragitto. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che hai accumulato una certa esperienza, che non sarà proprio un'esperienza legata esattamente a queste conoscenze, ma che certamente in qualche modo si richiama. Allora, la questione è, in base all'esperienza che tu hai maturato fino a questo punto, sei in grado di apprendere in modo autonomo quello che io ti propongo, in questo caso la ricetta del tiramisù senza uova, e dunque di risolvere i giochi sul lato destro? All'interno di un determinato tempo, eccetera, eccetera. Non posso farvi vedere un'altra cosa a questo punto, perché ci andrebbero proprio delle persone che svolgano il meccanismo di gioco, ma qui voi avete poi a disposizione una schermata che vede l'andamento del lavoro in tempo reale di tutte le persone, come se voi foste all'interno di un ambiente vero, e quindi potete poi interagire e dire: guarda Mariolino, ma sei proprio sicuro che sia qua l'origine del tiramisù in provincia di Udine? Riflettici un attimo, perché? Perché vedete proprio i vostri allievi all'opera e quindi potete interagire direttamente con loro. Allora ecco perché è sbagliato questo titolo, perché non è una verifica, ma è un approccio a una conoscenza. E se la volessimo chiamare verifica, allora dovremmo stabilire che si tratta di una verifica che è volta a
al sostegno dell'apprendimento e non alla verifica vera e propria dell'apprendimento. E questo è un discorso che io adesso non posso sviluppare, ma vi do questo input. Considerate che lo scopo dell'insegnamento non è verificare, ma è insegnare. Quindi è sostenere in qualsiasi modo possibile i progressi sulla strada dell'apprendimento da parte, dei vostri ragazzi. E dunque anche le verifiche, anche questi momenti che noi usiamo sempre dopo, invece possiamo pensare di utilizzarli proprio come supporto all'apprendimento stesso. Ovviamente questa è una mappa digitale, ma questo può essere anche una mappa, invece che via via viene composta in un altro modo su una specie di quaderno degli appunti, ma qui siamo in un ambiente western al confine con il Canada. Si tratta di salvare una tribù indiana e per questo motivo si è formata una posse a Tula Rusa. Siamo nel 2011, Master dell'Unitusha, e qui entriamo in un argomento interessante che riguarda il fatto che il viaggio è scoperta. C'è una famosa frase di Steinbeck, un autore che io amo molto, che dice: non è l'uomo che fa il viaggio, è il viaggio a fare l'uomo. Perché il viaggio a fare l'uomo? Perché il viaggio comporta, per esempio, delle sorprese, per esempio, comporta degli incontri. Vedete questo piccolo personaggino? Bene, questo piccolo personaggino qui, siamo in mezzo al mare, i viaggiatori hanno avuto un attimo di sbandamento, di disorientamento, perché hanno affrontato dei compiti difficili, si è persa un po' la rotta, è successo qualche cosa, incontrano un personaggio. Questo personaggio, nel caso specifico di quest'ambiente, che si svolge ad Delfi, dapprima sul Monte Licona, sede delle Muse, e poi è diretto ad Delfi. Beh, questo personaggio è un personaggio mitologico che si chiama Aracne, che è realmente esistito nella mitologia greca e che è un personaggio portatore di alcuni disvalori, diciamo così, che vengono presentati ai corsisti, i quali devono affrontare un'altra sfida per poter proseguire il viaggio. L'incontro con questi personaggi mette alla prova i nostri corsisti attraverso lavori di gruppo, attraverso risposte, discussioni. Quando si incontra un personaggio di questo genere, tutta la piattaforma sparisce. Resta aperto solo un forum di discussione che consenta ai corsisti di interagire. Cioè, la drammaticità di quello che è vissuto viene resa in tutto il suo aspetto. E perché questo crea una tensione, una suspense, un bisogno di partecipare e trovare le soluzioni che determina la riuscita del compito. Riuscita del compito, ho detto? Beh, potrebbe essere di sì, potrebbe essere di no. Vi dico una cosa importante. All'interno di una storia, di una narrazione, bisogna saper organizzare i fallimenti. Perché il fallimento è uno strumento di riflessione, se condotto bene, di riflessione importante che rilancia l'attività del gruppo su un altro livello. Quindi gli organizzatori di un ambiente di storytelling game avranno a cuore questa necessità di non essere, come dire, orientati solo a passare di successo in successo, se vogliamo, perché questo svilirebbe il viaggio e le sfide che il viaggio propongono, ma un giusto equilibrio tra successi e insuccessi, in modo da fare che cosa? Beh, in modo da preparare la fine della storia. Adesso salto tutta una serie di cose che riguardano, per esempio, i personaggi nello storytelling game, quindi per esempio, il perturbante, no? L'incontro con personaggi che ti mettono in discussione, che ti fanno riflettere, che hanno una funzione da specchio, oppure altri tipi appunto di personaggi che invece,
attraverso la loro ironia, il loro sarcasmo, aiutano a considerare le cose da un punto di vista più relativo, se vogliamo, e ti pongono magari dei problemi etici, come questo, per esempio, che parlava sempre in rima. Quindi difficile anche da gestire, ovviamente, perché poi chi organizza l'ambiente deve, come dire, beh, esprimersi con il lessico appropriato, no? Il maggiordomo che aiuta chi è in difficoltà e così via. Questa parte ovviamente non posso approfondirla così come tante altre, però per completare questo quadro generale voglio portarvi alla conclusione che è questo. Abbiamo detto organizzare quindi il viaggio, la narrazione, le sfide, gli alti e i bassi che questo viaggio comporta, organizzare anche le sconfitte di questo viaggio perché? Per rafforzare il gruppo e per portarlo alla vera vittoria, che è quella finale, per portarlo a cogliere la vera palma, che è quella che verrà assegnata alla fine del corso, per fare della fine del corso il momento topico importante che valorizza tutto quello che è stato fatto e quindi per alla fine danzare con il diavolo. Poi ci si può chiedere che cosa vuol dire danzare col diavolo e chi è il diavolo. E quindi vi potrò rispondere dopo avervi mostrato che il corso normalmente si conclude con un gran ballo finale. Un gran ballo finale all'interno del quale vengono i personaggi, partecipano i personaggi, quindi i personaggi della storia. Partecipano come personaggi, non vengono mai svelate, non viene mai svelato chi è, non so, il tutor, l'insegnante, il formatore che sta dietro il personaggio determinato, e quindi si possono scambiare domande, c'è questa attesa e poi tutto finisce con la notte degli Oscar. La notte degli Oscar che cos'è? Beh, è, diciamo, l'assegnazione dei premi, come dire, le palme d'oro, le medaglie, le coppe, vedete voi quale può essere il simbolo che può rappresentare questa conclusione. Perché? Perché i corsisti hanno avuto come compito quello di presentare un project work, cioè un lavoro importante che è la sintesi di tutto quello che si è fatto in questo percorso ed è un lavoro che viene svolto anche in gruppo e dunque ecco che poi questi lavori possono essere valorizzati, tutti quanti valorizzati, perché non ci sarà niente che non sia all'altezza, otterrete dei risultati strabilianti e quindi sarà poi compito degli organizzatori, degli animatori, dei formatori, insegnanti, eccetera, fare un elenco che per ogni corsista, per ogni partecipante, eccolo qua, rappresenti qualche cosa, delle caratteristiche, ecco, mette in luce delle caratteristiche particolari. Per cui, non so, questo project work è straordinario per questo motivo. Non so, per la composizione estetica, quest'altro perché ha approfondito questo tema in un modo incredibile, quest'altro, ma ognuno ha il suo motivo che deve essere diverso da quello di un altro per ricevere poi il suo premio e quindi con dei giudizi anche personalizzati che rispecchiano l'andamento. E poi, come tutte le storie, anche questa finisce. E deve finire con un addio che deve toccare il sentimento delle persone, perché le persone sono state all'interno di questo percorso per un determinato periodo, hanno sviluppato delle grandi emozioni, hanno sviluppato delle relazioni umane, si sono aiutate a vicenda, si sono conosciute realmente, e però la storia finisce. E quindi questo è un momento drammatico. Bello perché hai conseguito un obiettivo importante, questo obiettivo ti è stato riconosciuto, ma
La storia finisce e come tutte le belle storie tu vorresti che continuasse. Certo, forse un domani potrà continuare, ma intanto questa parte finisce inevitabilmente, quindi ci sarà un messaggio di addio. Questo messaggio di addio sarà composto in base a quello che è successo all'interno del corso, in modo da toccare determinate corde e tutto quanto si conclude. E poi, naturalmente, a questo punto potrete anche poi svelare tutta una serie di tecniche, togliere la maschera, no? Come si dice, lasciando però qualche giorno di tempo affinché si metabolizzi questo. Ma allora che cosa vuol dire ballare con il diavolo, come dicevamo prima? Beh, perché abbiamo detto che siamo all'interno di un viaggio, vi ricordate? La mappa del viaggio, le persone, eccetera, e il viaggio, il principale nemico del viaggio non sono gli ostacoli che tu incontri, ma sei tu stesso, il diavolo sei tu, perché il viaggio non può avere limiti, è solo il tuo approccio mentale, la tua disponibilità a incontrare gli altri, la tua disponibilità ad adattarti e ad apprezzare culture diverse, esperienze diverse, storie diverse dalla tua, che possono ostacolare il viaggio. Non c'è nulla che possa ostacolare un viaggio, a parte ovviamente le condizioni concrete, no? Come quelle che viviamo oggi, per cui un viaggio non è organizzabile, però non c'è niente che possa ostacolare il viaggio se non la tua predisposizione al viaggio stesso. Quindi alla fine, che cosa scopri? Scopri di aver imparato, ma scopri che l'apprendimento dipende da te, dipende dalla tua disponibilità ad apprendere e non possono esserci ostacoli all'apprendimento, non possono esserci ostacoli nella vita che non siano ostacoli materiali, perché tutto il resto dipende solo ed esclusivamente da te. E infine posso dirvi questo, che è molto, parlavamo dell'allestimento grafico, è la prima cosa di cui vi ho parlato e anche quella con cui concludo questo intervento. L'allestimento grafico è importante. Ci sono a questo proposito delle applicazioni gratuite straordinarie che vi invito assolutamente ad utilizzare. Sono le applicazioni migliori per fare quello che dobbiamo fare in questo campo e sono le applicazioni Adobe Spark. Sono tre applicazioni, questa si chiama Adobe Spark Post e con questa realizzo dei poster, dei banner e poi c'è Adobe Spark Page con la quale realizzo delle landing page molto belle e Adobe Spark Video con la quale realizzo dei filmati iconici, bellissimi con voce, eccetera, e sono molto semplici da utilizzare. Questo per esempio è un poster che mostra un premio assegnato a tre colleghi, in questo caso siamo all'interno di un corso di learning e dei colleghi insegnanti sono stati premiati. Il premio è importante nel momento in cui noi sviluppiamo un viaggio e per esempio abbiamo un intervento interessante di un componente del corso piuttosto che il superamento di una problematica, l'aiuto fornito da parte di qualcuno a qualcun altro, bene, allora noi possiamo distribuire un premio. Un premio può essere un semplice badge, ma può essere anche, non lo so, un piccolo ebook, una raccolta di fotografie particolari della vostra attività, delle schede, che voi regalate, cioè vanno incentivati tutti quei comportamenti che sono positivi all'interno di un percorso di questo genere e queste premiazioni devono essere assolutamente non programmate. Quindi in questo percorso ci va una grande attenzione, ci va l'attenzione dei formatori, degli organizzatori, educatori, eccetera, allo sviluppo del viaggio stesso, perché
perché le modifiche relative al percorso naturalmente sono stabilite in funzione del percorso stesso, cioè dell'interazione con i corsisti, i quali possono presentare delle tematiche, delle problematiche, possono ispirarvi a variare, cambiare, introdurre un percorso che voi sapete che inizierà il giorno tale, finirà il giorno tale, nell'ambito di questo periodo dovrete affrontare un certo numero di temi, ma poi tutto il resto è alla creatività, alla libertà e veramente all'interazione con le persone. E allora vedete che vi ho portato in un mondo incredibile, fantastico, che in nessun caso può essere rappresentato all'interno di una classe, di una fredda aula scolastica, dove certo le persone si incontrano, ci sono delle relazioni umane, ma non si possono creare delle, o supportare con relazioni molto particolari, immersive, di questo tipo. E quindi ecco che abbiamo ambiti diversi e specificità diverse. Insomma, questo è un po' quello che, così a livello generale io vi posso raccontare di questa metodologia. Poi ci sono ovviamente come si chiama, tutte le articolazioni, eccetera, eccetera, no? Però penso di avervi dato un quadro. Adesso io non so quanto tempo è passato, quanti minuti avessi a Alberto, disposizione. intanto grazie veramente per questa cavalcata. Sei addirittura rimasto entro il tempo che era stato previsto prima di sforare noi con gli interventi introduttivi. Quindi, assolutamente sei stato da questo punto di vista molto, molto attento a fare una cavalcata generale veramente entusiasmante dal mio punto di vista. E penso che tu sia riuscito anche a far risuonare tanti, tanti dubbi e domande all'interno del gruppo di persone che invece trova nell'esperienzialità della presenza la ragion d'essere del proprio lavoro, no? Quindi sei stato uno di quei personaggi perturbanti che hai introdotto come necessari da incontrare all'interno di un viaggio. Invito le persone in questo momento, se vogliono fare delle domande, di usare la chat in maniera tale che Alberto possa poi magari fare una risposta, diciamo, un po' più complessiva prima di salutarci. Quindi teniamo ancora 5 minuti. Nel frattempo ti chiederei, forse faccio io una domanda. Sei passato via giustamente, velocemente, perché volevi darci una panoramica generale dall'ingresso, dall'imbarco fino alla danza col diavolo, insomma, al ballo finale. Sei un po', dal mio punto di vista, sei andato velocissimo nel presentarci che cosa vuol dire project work, cioè che cosa. Qual è, diciamo, la dimensione di un lavoro di progetto? E non ho capito se è più, diciamo, individuale o più di gruppo e se si esplica nel viaggio oppure tra una tappa e l'altra, non so come dirti. Cioè Sì, Intanto, il scusami, progetto. intanto chiedo a Sì. tutti se vogliono fare delle domande di scriverle adesso, che così dopo questa mia risposta alla mia domanda può guardare in chat e dare una risposta complessiva ad eventuali dubbi. Poi facciamo una pausa di un quarto di 10 minuti. Dunque, il project work è un elemento molto importante perché un corso tradizionale dovrebbe concludersi con una sorta di verifica. No, esamino qualche cosa del genere. Ora, noi non ne abbiamo bisogno perché tutto il viaggio è stato un esame. Non abbiamo fatto altro che incontrare personaggi, sfide, problemi, preparare dei lavori, documentare, raccontare, quindi sui contenuti, no? Sto parlando ovviamente sui contenuti che abbiamo dovuto studiare. Quindi, alla fine, che cosa possiamo fare? Possiamo assegnare ai nostri corsisti un compito relativamente complesso che mette un po' insieme tutte le conoscenze che sono state acquisite. Per esempio, potete chiedere di realizzare un piccolo documentario
piuttosto che una serie di podcast oppure una brochure, dei flyer impaginati su determinati temi e argomenti nei modi molto precisi che voi indicherete dal punto di vista del contenuto e che rappresentino una sorta di rielaborazione da parte dei corsisti rispetto a quello che hanno appreso. Questi project work devono essere individuali o di gruppo? A me piace molto concludere con qualche lavoro di gruppo, anche perché i gruppi poi durante il viaggio vengono formati dei gruppi anche perché poi ogni gruppo avrà i suoi forum e avrà una dimensione del viaggio, diciamo, più circoscritta, fino a che poi dovrà affrontare quelle sfide, quei personaggi che il confronto con i quali richiederà il fatto che tutti i gruppi partecipino insieme e quindi nel viaggio ci saranno momenti alternati di lavoro individuale, di gruppo e anche di tutti quanti insieme. E quindi per rispondere a questa domanda finale, individuale o di gruppo, questo un po' dipende dalle scelte che voi decidete di fare. E queste scelte riguardano anche il modo con cui si è lavorato insieme, no? E anche il modo con cui avete affrontato i vostri contenuti, perché comunque, appunto, attività individuali di gruppo e di gruppone, diciamo così, poi il viaggio è constellato. Bene, grazie. E sì. Ci sono un paio di altre domande in chat, quindi se esiste Sì. un testo, un sito dove si possono avere approfondimento, introduzione alla tecnologia del storytelling game, se il tuo percorso, se un corso prevede dei tempi e quanto è lungo un corso, diciamo, e poi. Vabbè, niente, sono dei messaggi di apprezzamento o di ingaggio più che domande vere e proprie, insomma. Forse un Sì, po' più persone allora dicono sarebbe bello esiste, approfondirle, quindi magari potrebbe essere certo, no, lo l'occasione di capisco. invitarti e darti più spazio. Sì, no, sono volentieri se volete, ne possiamo parlare quando volete senza alcun problema. Dunque, non esistono luoghi di riferimento perché io ho portato avanti ed elaborato questa metodologia per 15 anni senza mai pubblicare nulla, raccogliendo tutta una serie di indicazioni, appunti, riflettendo e dicendomi: ah, devo scrivere su questo, ah, devo fare una cosa. Ma alla fine non ho mai avuto il tempo e poi sono attività che prendono così tanto che divertono così, cosa che alla fine sei stanco quando hai finito un viaggio di questo genere, quindi non c'hai voglia di rimetterti lì a scrivere, cosa. Però invece col lockdown e poi quest'estate anche relegato all'isola di Pantelleria, ho deciso di scrivere un libro che parla di e-learning in generale, di attività varie che si possono fare così, e all'interno di questo libro è spiegata abbastanza in modo dettagliato tutto il percorso dello storytelling game. Quanto dura il percorso? Beh, guardate, il percorso, diciamo, può avere, secondo me, una durata minima. Può essere di 3 settimane perché ci vuole il tempo, no? Di svolgere delle attività all'interno. Quindi 3 settimane è giusto perché le persone entrano, si conoscono, svolgono delle attività, succede qualche cosa, hanno il tempo di elaborare un oggetto e poi si conclude. Quindi una piccola attività può essere così. Ma altrimenti voi pensate che i primi master universitari. Io avevo un periodo molto ridotto di insegnamento che poteva durare 3-4 settimane, una cosa così, e poi l'abbiamo portato avanti per 6 mesi, perché cioè abbiamo strutturato un intero semestre su questa base, per dire. Ma questo richiede anche un dispendio di energie notevole, anche se è tutto molto bello, però richiede molto tempo. Quindi tra 3 settimane, diciamo, e 3 mesi, ecco, può essere un'attività collaterale, cioè nel senso che le persone non devono abbandonare tutto ed entrare in una storia di questo genere, possono svolgere un percorso tradizionale e poi vivere dei momenti di storytelling game di questo tipo su un piano parallelo. E immagino che con la fine
della pandemia si possano tranquillamente mescolare le due cose. Esempi non ne ho perché, come vedete, le cose che vi ho mostrato sono anche un po' private, se volete, no? Perché riguardano anche aspetti relazionali con le persone, eccetera. E poi si sono svolte anche, per esempio, non so, all'interno di aziende, quindi in vari altri contesti che rimangono poi privati a loro, quindi non c'è, come dire, un. E poi io non sono per la commercializzazione, cioè non mi interessa star lì, creare il sito e propagandare qui una nuova cosa, cioè ci divertiamo. L'apprendimento funziona, è una bella occasione, è sufficiente. Bene, bene, grazie mille. Tra l'altro, ho visto che nella chat Alessandra aveva già inserito il link per il tuo testo, diciamo, sull'e-learning. Zeno, alla fine di una serie di apprezzamenti, ti chiede da dove è nata l'esigenza di fare e-learning a partire dalla multimedialità. Direi che intanto ti salutiamo e lasciamo a tutti la possibilità di staccarsi, di andarsi a bere un caffè. Ricominciamo con il lavoro dei gruppi alle 10:45, quindi 7-8 minuti di stacco. E nel frattempo, chi vuole invece fermarsi, utilizziamo questi ultimi minuti con Alberto, se si vuole ancora dialogare, appunto, dare la possibilità di risposta Volentieri. a Zeno. Ecco. Per tutti, Sì, per chi si c'è stacca alle anche. 10:45. Sì, cioè nel 2005, guarda, nel 2005 noi avevamo tutto, tutto quello che c'è oggi avevamo. Avevamo la piattaforma Moodle con le sue interazioni, avevamo i filmati, avevamo tutti gli strumenti grafici per costruire tutto quello che volevamo, il podcasting. Ho introdotto in Italia il podcasting nelle scuole proprio nel 2005 e quindi avevamo, sì, come dire, era tutto un po' meno performante, no? Un po' più rozzo, diciamo così, meno raffinato e lo vedete anche dalla grafica come cambia nel tempo, diventa sempre più bella, più cosa, però gli elementi c'erano tutti. Beh, come è nata l'esigenza è molto semplice. Io voglio il successo dei miei studenti a tutti i costi. È inaccettabile che io non possa spingere avanti in un percorso di apprendimento le persone che partecipano a questo percorso. Poi sono uno storyteller, faccio film, sceneggiature, così, soprattutto anche magari in ambito aziendale. Eccetera. Quindi conosco bene il valore che hanno questi meccanismi all'interno di un sistema di apprendimento. E dunque è stato semplice. Il primo master che mi è stato assegnato, proprio il primo corso che mi è stato insegnato, ho pensato bisogna fare così. E poi ho incontrato delle grandi persone come Leonetti e Gino Roncaglia, che erano i direttori del master, i quali potevano mettersi le mani nei capelli e licenziarmi in tronco per restare fedeli a una linea istituzionale, oppure potevano darmi carta bianca, no? Perché non ci sono vie di mezzo in questo campo. Loro mi hanno dato carta bianca, proprio carta bianca, a tal punto che un anno, per riuscire a capire meglio qual era la psicologia dei miei corsisti, io ero sia docente del master che studente nel master stesso. Ed è stato un anno assolutamente incredibile nel quale ho rischiato delle malattie coronariche importanti, però che mi è servito molto per capire come ragionano le persone davanti a quello che io propongo e quindi anche per cambiare le cose. E per me è uno stimolo, io imparo da questo, imparo a insegnare meglio. E siccome insegnare è la mia vita, è il mio mestiere, è quello che mi piace fare, è l'obiettivo, insegno da 42 anni, quindi da quando avevo 18 anni praticamente, e dunque è una ricerca continua.
Bene, grazie. Io intanto sto mettendo i miei appunti di questo tuo bellissimo intervento per se qualcuno già in maniera istantanea vuole un po' ripercorrerlo Ah, visivamente. questo l'hai E poi. scritto tu? Hai Sì, sì, sì. preso gli appunti? Ah, sei bravo. Allora ti do un premio. Ti mando ufficialmente un... Ecco, vedi, lui ha fatto una cosa intelligente dentro il gruppo. Fa... Tommaso, allora annunciamo che Tommaso riceverà un premio e lo annunciamo a tutti. Mandami la mail che te lo mando davvero il premio. La scrivo qua. Sì, scrivi lì. Tommaso riceverà un premio. E poi tu potrai dire ai tuoi amici che premio hai ricevuto, perché non si dice il premio, se no è una scoperta. Ok, Bene, grazie. perfetto. E così Adesso mi abbiamo stacco un avuto un... attimo anch'io. Grazie mille. Bene. Diciamo che siamo tutti Ciao a molto tutti. predisposti a far verso l'altro, insomma. Grazie davvero anche per questa tua Sì. passione. Figurati, grazie a voi. E vabbè, come Volevo qualcuno. dire, mi Vai. lasci due parole. Beh, intanto volevo Certo. ringraziare Alberto per questa galoppata davvero bella e interessante, malgrado appunto siamo tanti anni che non ci vediamo né sentiamo, però mi fa molto piacere averti ascoltato. E beh, due considerazioni volevo fare, condividere un po' con tutti. Uno, quello che tu hai detto, che questi strumenti in realtà ci sono sempre stati, è vero, lo posso confermare anch'io. Forse quello che sia il nostro mondo, e qua abbiamo una scusante se vogliamo, perché è il mondo di chi vuole, come dire, portare, condurre i bambini e i ragazzi in un viaggio in natura e non in un viaggio virtuale o comunque in un percorso di studi complesso e articolato, ma magari solamente in alcuni momenti anche più brevi, più veloci, ma anche il mondo della scuola in realtà questi strumenti ha sempre saputo che ci sono, ma non li ha mai usati. In questo momento storico particolare siamo costretti ad usarli e ci rendiamo conto della ricchezza. Però effettivamente sono sempre esistiti. E poi un'altra considerazione appunto, appunto sui tempi, no? Tu dicevi, in effetti ci vuole del tempo per fare questa cosa. E forse così interpreto eventualmente un sentimento che alcuni colleghi, colleghe potrebbero avere, ovvero, caspita, ma noi non ce l'abbiamo tutto questo tempo per fare un percorso così articolato. Sì, è vero, forse magari possiamo prendercelo con questo tempo e forse magari possiamo provare a estrarre da quello che tu ci hai raccontato qualche passaggio. Per cui secondo me anche semplicemente l'idea del viaggio, e poi tu hai ripreso quello che anche se in maniera molto veloce ci ha presentato Ivan all'inizio, però l'idea del viaggio e del fatto che magari ognuno dei partecipanti, e qua mi ci vedo anche davvero non solamente degli studenti di scuola superiore, universitari o adulti, ma effettivamente anche, tutto sommato, un alunno, uno studente di scuola primaria, penso magari soprattutto alle quarte, alle quinte, o di scuola media, in questo tipo di viaggio possiamo coinvolgerlo. Perché poi il problema è riuscire davvero a fare tutto questo percorso condiviso con chi hai di fronte. E se si tratta di ragazzi, adulti, eccetera, è più semplice, con i più piccoli è più complesso. Però è una sfida che secondo me possiamo cogliere da questa tua proposta. Per cui diciamo grazie ancora e quindi magari davvero arrivederci, assolutamente. Bene, grazie, grazie ad Alberto. Ti abbiamo facoltà Grazie. anche ovviamente del nostro webinar. Senz'altro avremo modo di rincontrarci. Davvero, ci ha dato veramente tanti bei spunti.